Cattolici democratici e dei moderati in una competizione che è importante qui per costruire una filiera istituzionale che parte dal capoluogo di regione e arriva a Bruxelles. Sì, assolutamente, questo è l'obiettivo. Innanzitutto il ruolo dell'UDC è quello di portare moderazione all'interno della coalizione e competenza, quindi consenso, responsabilità, e rimettere al centro della politica la concretezza che molte volte non c'è stata negli ultimi anni della vita politica del nostro paese e anche in questa città, no? A sostegno della parola del Benedittis, senza se e senza ma, e noi vogliamo rappresentare questo: competenza, moderazione e difesa dei valori che sono dietro lo scudo crociato, difesa della identità che ha nel nostro paese, la difesa della famiglia, la difesa della vita. Queste sono le caratteristiche del nostro partito che portiamo in ogni luogo. Ecco, per l'UDC anche l'occasione, chiamiamola così, di un riscatto dopo la prova delle regionali, purtroppo mancata per un soffio. Adesso c'è la possibilità di ricominciare dalle istituzioni. Guardi, noi partecipiamo ovunque con le nostre liste, raggiungono obiettivi alti o bassi. L'importante è dare una mano al centrodestra, far vincere il centrodestra, unito dalla comune visione di quello che si vuole fare nel nostro paese, ma anche dalla difesa dei valori che prima ricordavo, che sono dietro il nostro sistema, che sono quelli che tengono dentro il centrodestra. Quindi non è importanza prendere 3, 4, 5, 10, 20, ma è importante partecipare e dare una mano. Ecco, invece sul piano europeo, che la competizione è doppia, c'è da più parti distanza di una revisione di questa Europa, in che direzione deve andare: meno burocrazia, meno banche, più sociale. Meno burocrazia, bisogna fare un passo in avanti in Europa per costruire un'Europa che sia forte nel mondo, e per farlo diciamoci molto chiaramente, avere un esercito comune, una politica estera comune, estera comune, ma per avere una politica estera comune bisogna avere alle spalle un esercito comune. Passaggi che si stanno facendo con fatica, ma bisogna, ecco, rafforzare sempre di più l'Europa se si vuole essere protagonisti nel mondo, se si vuole competere con la Cina, con l'India, con gli Stati Uniti, bisogna rafforzare l'Europa.